Δεν πας καλά. Αυτό δεν το κάνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Mi ha messo le melanzane dentro all'acqua, è pazzesco. Dobbiamo sempre stare indietro alle persone. Questo fa soltanto che mi mette le melanzane dopo che le ha tagliate in acqua, mi sono delle spugne, tirano tutta l'acqua e quindi io voglio che le melanzane non vadino nell'acqua perché sennò lo devo strizzare. Queste melanzane non sono amare, quindi non hanno bisogno di essere spurgate dalla loro acqua di vegetazione, sono dolci, molto dolci. Normalmente quando facciamo le melanzane ci buttiamo il sale da sopra e facciamo spurgare, ma non è il caso di queste melanzane. Leo, topedì evale di melanzane mesasto petaxi aptase paragalò, petaxi da melanzane mesasto nero posine, ma de crease de iati ruffai tonero che mi dato la pepi na paona na vgallo olla tonero a pomesa. Αυτό το κάνουμε μόνο όταν η μελεντζάνα είναι λίγο πικρή, να ρίξουμε αλάτι και να φύγει το νερό και έχει τη μελεντζάνα φυσική, το νερό φυσικό και έχει τη μελεντζάνα, να ρίξουμε το αλάτι, βγαίνει έξω όλο το νερό και αυτό κάνει και μετά να φύγει τη πικρίλα. Okay? Μα δεν είναι αυτή η μελεντζάνα γιατί είναι γλυκή και δεν χρειάζεται. Τώρα πρέπει να τα αφήσω λίγο να τα στεγνώσει για να μπορώ να τη γανίσω. Sto dicendo che adesso le lascio un attimino, le faccio asciugare un pochettino, le asciugherà lui perché lui ha fatto la stronzata, lo dico, è il cane di malachia che ti ha appena stegnosi di melanzane. Stegnosi melanzane metti pezzetta, se pare, detelo che lo nero. Non voglio per niente né acqua dentro alle melanzane. Τώρα λογουσίνα που είναι. Λογουσίνα. Vado a mettere della carta assorbente sotto per poi quando le melanzane le toglierò dall'olio per farle un attimino scolare. Να πω σε να πούτε φτάνω, μια σε βρίσκω μια σε κάνω. Η πιο καλή μοναξιά, πιο καλή μοναξιά. Buongiorno, τι σημαίνει. Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Σημαίνει καλημέρα, buongiorno σημαίνει καλημέρα, καλημέρα. Ο Μοχάμετ, Μοχάμετ. Σαμπέτ, σταμάτα να το. Θέλω να μου φέρει λίγο αυγά, παρμιτζάνο, μαϊντανό, για να κάνω... Νο. Θέλω παρμιτζάνο, μαϊντανό. Και μια μπούλα με τα παραποτώ λίγο νερό, άσε. Ho comprato del macinato. Te lo avgà, fermo pende avgà, che mai da no. Ho comprato del macinato perché devo fare dei polpettoni. Vogliono un classico piatto menù stasera italiano. Vogliono i polpettoni, parmigiani, melanzane. Lo faccio con della carne di maiale perché viene molto più saporito. Ovviamente possiamo farlo anche con un misto maiale e manzo. Κάνω ένα πολπετόνι, ένα ρολό κιμά με κυρινό. Μπορούσαμε να το βάλουμε και μοσκάρι, μα μου αρέσει περισσότερο το μόνο κυρινό για να γίνει πιο νόστιμο. Qua c'ho del pane grattato che ho saltato in padella, è fatto col mio pane, dove ho messo dentro all'interno dell'aglio, del rosmarino, un po' di salvia, un po' di maggiorana, per farla diventare un attimino un po' più aromatica. Questa la uso per fare le impanature, per fare la gratinatura e la uso anche per fare le polpette. Ci metto questo qua, adesso vi faccio vedere come si fa. Leo, a fuori galletta, poi vale mesa diafora aromatica, iana iene lico più nostima. Aftana na dai comono iana
Για να κάνω πανάρισμα κάποια κρέατα, ο για να κάνω κρεατινή το φαγητό, ο per fare appunto le polpette, da bisteglia. Ho messo adesso le uova che ho bollito 5 minuti, le vado a mettere nella ghiacciaia, così si ferma la cottura, perché ho bisogno che all'interno siano crude. Le vado a mettere, dove le vado a mettere? In quell'altra ghiacciaia, non c'è mai imposto, anzi no, le metto un attimo qua, le metto qua dentro che siamo a 0 gradi. Le ho messe in quest'altro frigorifero dove sono a 0 gradi, dai covali che ne mi den vatmus. Fermo di melanzana, se per regalò. Allora, vado a mettere dell'acqua nel pane grattato, pane a pallo nerosti, galletta. Questo fa che mi rianima il pane grattato, mi diventi morbido. Ok, mettendo l'acqua diventa un'altra volta morbido. Così vado a fare le polpette, il polpettone. Vaso nero, messo a sigaletta e si una pari pali dai gra che una mano con i pali. Potevo mettere del pane, della mollica di pane, rafferma, il pane di 2-3 giorni, ma è lo stesso anche un po' di pane grattato. In questo modo, come l'ho fatto io, aromatico, viene molto più saporito il polpettone. Vado a vedere un attimo il pane che fa. L'olio è quasi pronto, è pronto. Come vedete, vi faccio vedere, l'olio è pronto perché come incomincia a sfrigolare sale subito sopra l'elemento che ho buttato nell'olio, significa che l'olio è pronto. Butto le melanzane un poco alla volta, sempre poco alla volta dentro all'olio, così non abbiamo problemi di far uscire l'olio da fuori. Leo, panda liga liga mesa sti stolati dai ligaia di am petaxum mesa polai liga mesa stolati na chiloni dolati che metà adina tutti canisi dovrasi che ti melenzane na rufane boli tolati. Ovviamente potevamo anche metterli nella farina, infarinarli un attimo, ma io non ho bisogno di questo, non mi interessa infarinarli, possiamo anche infarinarli, non è un problema. Ciao, buonanotte. La muca del riso di Copodometa e il pane è pronto. Vediamo un po'. Ho fatto. E una spoprica una figliella tu. E dai, sì, sì. Andiamo come tu furno. Il pane è super pronto, è fantastico. La parma è una pallume topso, mi pano si scarto, no? È un pane con una crosta di un millimetro, è quello che voglio io, non, la crosta non deve essere troppo doppia, sennò diventa un pane, non si riesce a mangiare, molte volte mangiamo il pane che è saporito, ma quando lo andiamo a mordere ci vuole un po' di tempo per staccarlo. In questo modo la crosta del mio pane è molto sottile, ma è molto croccante, è una sfugliatella. Leo Topsomi in ti crusta pezzo in peripo in a pondus te lo che ne ezia di agli ossi neanche di polisclero metà in elico di scolonato trome come vedete si è rotto, si è bucato, ma adesso è uscito dal forno ed è croccantissimo, è fantastico, è molto leggero, significa che l'umidità è andata via dall'interno. In Napoli la fin, si meni che ti ringrazia chi figlia pomesa. Vado a vedere le melanzane prima che vale tu psomi. Vado a girare le melanzane. Le melanzane devono diventare bionde. Ecco qua la cosa. Allora, c'ho del prezzemolo. Vado a fare il polpettone. C'ho del prezzemolo, butto dentro,
c'ho dell'olio agliato, voglio un piccolo sapore di olio e con l'atime scordo, te lo miele a friggersi a poto scordo, agli ossi namo via di mia merodia scordo, te lo modo mia isia merodia. Dico, ho messo un po' di olio agliato, questo è molto importante perché non deve essere molto intenso l'aglio, e lo andiamo a fare. Le melanzane stanno prendendo un bel colore, i melanzane parlano di croma. Come ho detto, potevamo anche infarinarle, così mantenevano un po' di più l'olio, ma non è un problema, così vengono più saporite, sono più casarecce. Io mi ricordo che mia nonna toglieva la buccia e poi la infarinava. C'era anche un'altra signora che conoscevo, faceva le melanzane, le impanava nell'uovo e poi faceva la parmigiana di melanzane. Ovviamente ognuno fa la sua parmigiana di melanzane a suo modo e piacere. Ovviamente deve essere buona, questa è la cosa importante. Si dà lì i parcono tropi, i anacano di parmigiana di melanzane. Boris na vali sto mesa sto a levri e si gradai per i sotto rotolati. Come vedete ho nato vali panaris meno se omeletta che nato di canisi. In questo modo però guarda, io mantengo la carta qua, se vedete, è asciutta, quasi asciutta, c'è pochissimo olio, questo significa che abbiamo fritto in modo buono le verdure. Se io andavo a buttare all'interno dell'olio molte verdure, si abbassava la temperatura e la mia verdura veniva molto oliosa. Per questo modo io non ho bisogno di metterle dentro la farina. Ecco, valito o posegrete di denechi paraboli ladi a pototicanisma gli altissimi niche tolati itane ok aglios anna itane evale pollai lica a mesa a mesos epese di termocrazia che mutavizio rotolati che taticanità itane chiamata me ladi. In questo modo vedete pochissimo olio, vi faccio vedere, significa che la frittura è stata fatta a modo giusto. Quindi impariamo a fare le fritture, l'olio deve essere sempre a una temperatura, così non facciamo del male a noi stessi. Questo non significa, perché molte volte dicono la frittura non è buona, non è vero. Se facciamo la frittura con un buon olio e manteniamo le temperature, rispettiamo a pisto me vedi che cano gadi che a pochino mo cane na figo o tanti canisume, o tan clinime dolati, a poti proti di canisma, veve si meni o postora e cocani peripu decaleptati canisma, a tu ne calò, deborona pao per isotero, agli ostolati na chini pare policacò. Mi ha fatto dolati, ora che con i canisi, borona cano allo e nati canisma, che metà scopidia. Ho detto che con questo lati, con questo olio che ho fatto, che ho fritto le melanzane, posso friggere 10 minuti soltanto e dopodiché devo farlo raffreddare e fare un'altra seconda frittura, dopodiché devo buttare l'olio perché dopo l'olio non è più buono. Non usiamo l'olio che abbiamo fritto molte volte perché è molto cattivo. Io ho finito con la frittura è come l'olio della macchina, ha bisogno di essere cambiato, la macchina va via e ovviamente l'olio deve essere cambiato. In esanto ladi tu a maxi, prepinato all'axume, cati chilometro e all'axume tolati. Ovviamente non è olio, non andiamo a chilometri ma andiamo a fritture. Due fritture e basta. Ho chiuso l'olio. Ok.